Ciao amici nottambuli, questa notte parliamo di Bianco Rosso e Verdone, con Carlo Verdone, uscito nel febbraio 1981, tre episodi intrecciati nel montaggio, con tre personaggi appunto di Verdone che raggiungono la rispettiva città natale per le votazioni. Un film senza tempo. C'è Pasquale Ametrano, emigrato in Germania, che subirà tanti piccoli furti durante il tragitto appena oltrepassata la frontiera italiana. Praticamente gli smontano l'auto pezzo per pezzo e poi prezzi allucinanti in autogrill, insomma una specie di benvenuto nel nostro fantastico paese, sicuramente molto diverso rispetto alla più rigorosa ed ordinata Germania. Viene anche preso per il culo alla frontiera. Ametrano, rifatti le foto che sei peggiorato. Il personaggio è taciturno, ma al momento della votazione scoppia in un monologo contro l'accoglienza subita al rientro in Italia. Ci ha pure sprecato una giornata per andare a votare. Potrebbe sembrare un episodio noioso, perché quasi senza dialoghi, in realtà è il segmento che racconta meglio il nostro paese. Poi c'è Mimmo, il personaggio un po' babbeo ereditato dal primo film, Un sacco bello. Lì si chiamava Leo, non ho mai capito perché ha cambiato nome al personaggio, poteva lasciarlo identico per dare continuità. Comunque in questo film è affiancato dalla mitica Sorallella, che spesso gli ruba la scena, nonostante questo per lei sia il suo primo film importante. Ma è talmente spontanea che riesce a interpretare perfettamente la nonna di Mimmo, perché una nonna così l'hanno avuta tutti. Nonostante l'età, prende per il culo il nipote, talmente scemo che non ha mai visto nemmeno una sorca. C'è anche una parte per l'immancabile Mario Brega, presente anche nel primo film, era il babbo di Ruggero, Lippi, qui nei panni di un camionista, e anche lui tratterà Mimmo come un perfetto imbecille. E Mimmo, a differenza di Pasquale, incassa sempre. Milena Vukotic, nei panni di una prostituta, proverà a dare una svegliata al protagonista, ma non c'è niente da fare. Finale episodio tra il comico e il drammatico, anticipa i futuri film di Verdone, che saranno più malinconici. Mimmo è divertente, ma già visto. Quindi l'Oscar della risata va sicuramente a Furio, il mitico marito logorroico e pignolo, con la povera moglie Magda, cioè Irina San Peter, sempre triste, angosciata e disperata, che subirà il lavaggio del cervello quotidiano dal marito e cederà infine alle lusinghe di uno sconosciuto incontrato in un'area di sosta, cioè Angelo Infanti, che è sempre perfetto nel ruolo del Latin Lover. Nonostante Furio faccia il lavaggio del cervello anche allo spettatore, è il personaggio più riuscito ed è una risata continua a sentire tutte le stronzate che ha da dire. Memorabile la sosta per fare il rifornimento con la carta carburante. Buenos dias! Il personaggio di Furio è chiaramente ripreso e sviluppato dal cugino Anselmo, che appariva brevemente in Un sacco bello. Nella soundtrack di Ennio Morricone sono nascoste le note dell'Inno di Mameli. Come scrittura, secondo me, è la colonna sonora più divertente che ha composto. Le auto dei personaggi, invece, nascondono il tricolore: Alfa Sud rossa, 131 from Torino, ovviamente Mirafiori bianca, e 1100 color Verdone. Quindi tre macchiette, ma in realtà di personaggi così, tali e quali, se ne possono incontrare tutti i giorni. Quindi film consigliatissimo, ovviamente disponibile in DVD. Io mi fermo qua, altrimenti divento logorroico come Furio, volendo posso anche parlare più veloce. Sono il cinefilo notturno, se non sapete che film vedere, ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare, mi trovate qui ogni sera più o meno verso le 22. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!